Un caro saluto da Francesco Samani. In questo video mi viene chiesto di parlare della logica, dei quiz relativi alla logica, e allora voglio gettare le basi per affrontare in maniera rigorosa questo argomento. Allora, come titolo possiamo affermare, insomma, che l'argomento principale di oggi è la logica. Le finalità sono quelle di avere una preparazione sempre più completa relativamente al prepararsi sul della prepararsi per la prova preselettiva, perché ormai sapete bene che nella prova preselettiva ci saranno quiz di logica, e questo è un argomento che può essere ostico per alcuni di voi. Quindi faccio alcune premesse. Allora, generalmente per risolvere dei problemi e rispondere a dei quesiti o a delle domande, non dobbiamo pensare di ricorrere solo a operazioni aritmetiche quali 3 per 3 quanto fa 9, ma possono essere richiesti, ed ecco che qui entra la logica, dei ragionamenti. Quindi queste sono operazioni aritmetiche e qui ci saranno i ragionamenti. Quindi ci sono dei quesiti, dei problemi che si possono risolvere solo con i ragionamenti, ed il ramo della matematica che si occupa del ragionamento e in un qualche modo ci aiuta a stabilire se questo ragionamento è corretto o meno è proprio la logica matematica. Volevo evidenziarlo, ok, giallo, va. Logica matematica si occupa proprio di questo. Benissimo. Quindi, essa è una branca, un ramo della matematica che studia le regole per effettuare ragionamenti rigorosamente corretti. È rigorosamente corretta. Ossia, non sono interpretabili, i risultati non sono soggettivi. Quindi in un quiz, quando vi verrà posto un quiz, la risposta giusta sarà solamente una delle quattro e sarà per forza quella. Non potranno coesistere altri risultati. Tornando quindi alla logica, oggi voglio fare una lezione di introduzione, poi, come al solito, per aiutare coloro che devono scegliere se guardare il video o meno, io farò un titolo abbastanza specifico e nella descrizione del video, in maniera ancora più specifica, dirò i contenuti. Così tutti coloro i quali sono interessati probabilmente avranno giovamento nel seguire il video per l'intera durata. Coloro che sono ad una fase, ad uno step successivo, possono andare avanti, possono diciamo prepararsi su questioni più avanzate. Io, per esempio, già relativamente alla logica, diciamo che i quiz, per quanto riguarda l'aspetto
matematico, perché in realtà di matematica si parla, andranno a prendere due branche della matematica, una è la probabilità e una è la logica matematica. Queste sono essenzialmente gli aspetti da conoscere. E ho fatto video più o meno avanzati e esercizi più o meno avanzati. In alcuni video ho svolto solamente esercizi, quindi in questa lezione io desidero anche fare delle premesse che forse non troverete in alcun manuale, perché per motivi di sintesi, come vi ho detto in tante lezioni, loro non possono andare ad approfondire, insomma, alcune tematiche e quindi alcuni di voi potrebbero trovarsi in difficoltà perché potrebbero dire: sì, vabbè, ma io ho letto il manuale, però tante cose le ho chiarite, tante altre questioni rimangono per me un mistero, e quindi ho paura di sbagliare, ho paura di non farcela. E allora, ovviamente, la paura non è che, cioè il modo migliore per superare una paura è comprenderla e poi affrontarla. E per affrontarlo ovviamente bisogna allargare le nostre conoscenze per comprendere meglio i lati che meno conosciamo e andare insomma a far luce sulle nostre lacune. Ritornando quindi nell'aspetto insomma della logica. Noi per esprimere i nostri pensieri e le nostre idee utilizziamo delle frasi. E la logica matematica si occupa solo di frasi per le quali è possibile affermare in maniera inequivocabile se sono vere e se sono false. Quindi le frasi di cui si occupa la logica matematica, le frasi quindi che troverete nei quiz, che troverete nei quiz vengono detti o enunciati o proposizioni. Di questo parleremo. Faccio degli esempi, così sarà molto più chiaro. Roma, città ovviamente, si trova nel Lazio. È una proposizione. In questo caso è una proposizione vera. Quindi sono tutti gli esempi di cui vi faccio che vi farò adesso saranno delle proposizioni, degli enunciati. La capra è un erbivoro. Certamente è vero. In un mese ci sono 20 giorni. È falso. Ok, come vedete, su queste frasi è abbastanza semplice comprendere la loro veridicità o meno. Enunciati e proposizioni. Facciamo degli esempi invece su quali non è possibile, insomma, stabilire la veridicità. Ho sete. Mi porti l'acqua? Dammi una mano. Quindi un'esclamativa. Mi porti l'acqua? Un'interrogativa. Il film è divertente. Qui si esprime un'opinione personale.
Per alcuni lo sarà divertente, per altri no. Quindi, l'enunciato è una frase alla quale si può attribuire uno di due, dei due valori, vero o falso. E in matematica, quindi, abbiamo solo due possibilità, o il vero o il falso. Solitamente, al vero è sempre associato l'1, al falso è associato lo 0. Quindi, se una proposizione sarà vera, scriveremo V, se sarà falsa, scriveremo F. In una proposizione possiamo poi andare ad aggiungere delle congiunzioni come ma, o e non invece, e si verranno a creare dei periodi più complessi. Quindi si formano degli enunciati composti. Cioè, sono la composizione di più verità. E dobbiamo andare a capire attraverso la composizione logica qual è il risultato. In realtà, le particelle e non o invece vengono chiamati proprio connettivi logici. E l'operazione che unisce tra loro più enunciati è l'operazione logica. Cioè noi avremo la proposizione 1, la prima proposizione, la seconda proposizione e qui in mezzo le due proposizioni collegate attraverso l'operazione logica. Benissimo. Io spero che finora, insomma, è tutto chiaro. Allora, a questo punto, voglio proseguire, anche perché spero di aver detto cose che erano già chiare, o se non erano chiare, lo sono diventate. Allora, Andrea ha gli occhiali, ad esempio, un enunciato che posso indicare con la lettera P. E ho l'altro enunciato, Luca indossa il cappello. Se inserisco come connettivo logico E, quindi dico P e Q, e si può indicare anche col simbolo et dal latino, quindi equivale assolutamente P et Q. Questo equivale a dire Andrea ha gli occhiali e Luca indossa il cappello. Allora, ecco che unendo i due enunciati si effettua un'operazione logica di congiunzione e semplicemente nel quiz potrete trovare una domanda composta. Andrea ha gli occhiali e Luca indossa il cappello. E bisogna andare a capire quale proposizione diventa vera se una delle due non lo è più. Cioè, capire
Che cosa accade? Questa si chiama anche tabella delle verità. La proposizione P, la proposizione Q, la proposizione P e Q. Allora, se sono entrambe vere, se la prima è vera, la seconda è falsa, se la prima è falsa, la seconda è vera, se sono entrambe false. Allora, nel let accade questo. Ed è una cosa abbastanza matematicamente abbastanza rapido da fare. Andiamo a vedere però con un esempio che cosa significa. In questa frase, se io dico che Andrea non ha gli occhiali e Luca indossa il cappello, la congiunzione di due enunciati non è più vera. Andrea non ha gli occhiali e Luca non indossa il cappello. Non è vero. Io sto andando a vedere questa, cioè voi troverete la risposta A, la risposta B, la risposta C, la risposta D. L'unica risposta vera in questo caso è l'affermazione delle due, che Andrea, cioè deve essere vera la prima e deve essere vera la seconda. Andrea ha gli occhiali e Luca indossa il cappello. Basta che una delle due sia falsa o a maggior ragione entrambe siano false, che la somma delle due frasi è falsa. Ad esempio, ripeto, se sono false entrambe, Andrea non ha gli occhiali e Luca non indossa il cappello, assolutamente questa frase che ho appena detto è sbagliata e falsa rispetto al postulato o a questo enunciato. Enunciato, questo enunciato è P e Ok? E questa è la tabella delle verità. Ovviamente lo stesso passaggio si potrebbe fare anche con i numeri. Cioè, noi stiamo dicendo che sono vere tutte quelle soluzioni per le quali è vero sia l'enunciato P che l'enunciato Q. Allora, se io andassi a prendere due insiemi, un insieme P e un insieme Q, nel quale, ad esempio, uso i diagrammi di Laroven, P ha come elementi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e Q ha come elementi 4, 6, 2, 8, 9. Ovviamente, qual è il risultato di P e Q, sia quando è vero uno e quando è vero l'altro? Ovviamente i risultati di P e Q veri sono gli elementi che sono veri per entrambi. Abbiamo detto che P si forma dei primi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e qui c'è il 2, c'è il 6 e c'è il 4. Quindi 2, 6, 4, questo è l'8, questo è il 9, questo è l'insieme Q, questo è l'insieme P e qui rimarrà l'1, il 3 e il 5. Quindi ovviamente la congiunzione logica, questi sono i risultati, ovviamente, questi qui, ah, l'ho cancellati, vabbè, vediamo se mi fa andare avanti, indietro, sì. Ok, questo è il risultato, questo in giallo. Quindi la corrispondenza che c'è tra la congiunzione logica, quindi le, e la matematica, ovviamente è l'intersezione. In questo caso io ho intersecato i due insieme. Quindi la congiunzione equivale all'operazione di intersezione tra due insiemi. Mi sono reso conto, beh, io sono ingegnere matematico, quindi queste cose probabilmente le avevo già studiate bene, però mi sono reso conto, e in questo devo dare ragione a tanti commenti, a tante valutazioni che mi sono state fatte, che nei test più comuni,
cioè non i test nei libri più comuni dell'Edises, ad esempio, anche la di Simone, ce ne sono tanti buoni di testi. Per quanto riguarda tutta la parte burocratica, le avvertenze generali, eccetera, eccetera, vi parlano abbastanza bene della teoria. Per quanto riguarda invece la parte, insomma, della logica, ho visto che vi danno direttamente, cioè, esistono sicuramente dei libri che vi preparano alla logica o addirittura partono direttamente con gli esercizi, però molti di voi dicono, vabbè, ma quali sono le basi su cui ragionare? Cioè, ok, questo è il risultato corretto. Qui mi dice corretto per questo e quest'altro motivo, però non ci sono, cioè non partono dalla teoria. E a mio avviso potrebbe essere un errore. Perché? Perché ovviamente voi vi ritrovate con l'esercizio, con la soluzione dell'esercizio, ma mi manca una parte fondamentale, che è la teoria che c'è dietro la soluzione dell'esercizio. E quindi è ovvio che se a voi non viene spiegata bene la parte basilare, ovviamente voi non riuscirete a trovare delle risposte o ad avere la situazione sotto controllo. Quindi io ho deciso, ho pensato che per rispondere alla domanda relativamente a fare dei video sulla logica, relativamente ai quiz della prova preselettiva, ho pensato che era giusto che sarebbe stato più opportuno partire dalla teoria, anche perché, ripeto, di quiz se ne trovano tanti. Ovviamente, partendo dalla teoria, ci sarà bisogno di un pochettino più di tempo, perché poi, una volta fatta tutta la teoria, si aprirà a voi un pochettino, avrete l'opportunità di avere un'idea più chiara di quello che state andando ad affrontare. E a quel punto capirete perché quella risposta è giusta e le altre sono sbagliate. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di arrivare fino alla fine del video. Poi nei commenti se lo scriverete, sono curioso di sapere chi è che è riuscito ad arrivare fino alla fine del video. Io il mio intento, insomma, è quello di creare video di aiuto gratuiti. E quindi lo dico sempre per ultimo, non lo dico mai all'inizio, lo dico soprattutto alle persone più affezionate che mi seguono fino alla fine, di condividere i video, ovviamente di iscrivervi e attivare la campanellina, di aiutarmi insomma in questa, chiamiamola così, missione, perché cioè, io sto seguendo insomma quello che credo sia giusto fare. Però ovviamente ogni tanto mi vengono i dubbi anche a me, ma è giusto insomma per me investire il mio tempo per la creazione di questi video. Sono utili, vi piacciono, vi sto aiutando, sto creando del materiale, che ne so, che accresca le vostre conoscenze. Il dubbio è lecito ed è sempre giusto averlo e io ne ho tanti, almeno quanti voi. Quanti ne abbiate voi. Allora, io con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e alla prossima, al prossimo video.